Frankenstein Food, una catastrofe sempre più vicina. Molto presto ci troveremo davanti a una catastrofe alimentare, umana, sociale ed ambientale senza precedenti. Quella del cibo sintetico. Il primo hamburger artificiale, nato in laboratorio nel 2013 ad un costo esorbitante di $300,000, sembrava un pericolo lontano, ma i recenti sviluppi confermano rischi concreti e devastanti già nel prossimo futuro. Mentre i costi di produzione si stanno abbassando notevolmente, a Singapore nel 2020 è stata autorizzata per la prima volta al mondo la commercializzazione di nuggets di pollo artificiale. Ma quali saranno le conseguenze per il futuro nostro e dei nostri figli? Quale l'impatto sulla natura, sull'ambiente e sulla biodiversità? La carne sintetica è prodotta a partire da strisce di fibra muscolare, che crescono attraverso la fusione di cellule staminali e embrionali. La crescita avviene in un bioreattore, utilizzando le tecniche di ingegneria tessutale che consentono alle cellule di svilupparsi in vitro. I produttori di carne sintetica tendono ad utilizzare denominazioni che evitano ogni riferimento al fatto che il prodotto non ha nessuna origine naturale. Così sono venuti fuori i nomi di carne coltivata o carne pulita. La realtà è che non è carne, ma si tratta di un prodotto sintetico e ingegnerizzato. I produttori di carne sintetica promettono di ridurre gli impatti sui cambiamenti climatici. La realtà è invece ben diversa. La produzione di carne sintetica genera un elevato consumo di energia ed impatti ambientali che potrebbero essere maggiori rispetto agli allevamenti. Infatti, il metano emesso dagli allevamenti rimane nell'atmosfera per circa 12 anni, mentre l'anidride carbonica legata alla produzione di carne sintetica persiste e si accumula per millenni. Il potenziale inquinante della carne sintetica non si ferma agli impatti ambientali e molti dubbi si sono concentrati sui consumi di acqua, di gran lunga superiori a quelli di molti allevamenti. Inoltre, il processo produce enormi quantità di molecole chimiche e organiche, i cui residui sono altamente inquinanti. Un'altra promessa della carne artificiale è l'eliminazione delle sofferenze degli animali, ma anche questa promessa sembra essere smentita dai fatti. La carne coltivata richiede siero fetale bovino per la crescita in laboratorio, una coltura a base di cellule staminali di vitello. Dopo che una vacca madre è stata macellata ed eviscerata, il suo utero, che contiene il feto, viene rimosso. Vengono utilizzati solo feti di età superiore a 3 mesi, altrimenti il cuore è troppo piccolo per perforarsi e non viene somministrata alcuna anestesia. I promotori della carne artificiale sostengono che consumare carne naturale faccia male. Anche questa è una bugia. I rischi di carenza nutrizionale associati al mancato consumo di proteine animali sono ben documentati nella storia dell'uomo, da un'ampia letteratura medica, che segnala sintomi patologici gravi e talvolta irreversibili per i bambini. Inoltre, l'alto tasso di proliferazione cellulare alla base dei cibi sintetici può indurre la potenziale proliferazione di cellule cancerose sporadiche. Infine, non c'è nessuna garanzia che tutti i prodotti chimici necessari per la coltura cellulare siano sicuri nel contesto del consumo alimentare. Un rischio troppo grande per i consumatori. La tecnologia usata ha costi di ingresso elevati e rendimenti di scala crescenti. Tutte le condizioni necessarie per la creazione di oligopoli. Insomma, un affare per pochi. Spostare i sistemi alimentari verso la carne sintetica porta alla perdita di tradizioni, basate su interazioni rispettose degli ecosistemi e sull'esperienza nell'ottenere cibo in modo sostenibile e rigenerativo. Spezza lo straordinario legame che oggi unisce cibo e natura. Legare la produzione di cibo e la sua disponibilità all'accensione di un bioreattore allontana gli attori chiave della filiera e penalizza agricoltori e consumatori. Nel solo 2021 sono stati raccolti $1,4 miliardi, investiti nel settore della carne artificiale. Dal 2016 queste risorse sono cresciute di 230 volte. Purtroppo anche in Europa ingenti risorse pubbliche sono state destinate alla ricerca su questo tema. Soldi dei contribuenti per finanziare gli interessi di pochi.
Nel 2021 il numero di investitori privati è cresciuto del 60% rispetto all'anno precedente. Ma i nomi più impegnati sono soprattutto noti per essere protagonisti nel settore high-tech e della nuova finanza mondiale. Eccone alcuni. Ad essere a rischio non è solo la carne, ma tutto il cibo. La galassia dei cibi artificiali si sta allargando e oltre alla carne sono già pronte soluzioni per la riproduzione in laboratorio di uova, latte, pesce, formaggi artificiali. Il Frankenstein Food è arrivato, ma è venuto anche il momento di reagire per scongiurare un futuro sintetico per noi e i nostri figli.